Argente era una città, era un paesino, una cittadina stupenda, antica, con le porte. Dopo, quando sono arrivata, io ho visto tutto quello, è una cosa che mi ha scioccato. Il progetto è nato perché ci è stato proposto dal centro giovani di Argenta di creare un nuovo formato più accattivante sulle tematiche storiche per cercare di interessare i ragazzi riguardo a questioni che insomma normalmente sentono abbastanza lontane da loro, e quindi di partecipare alla creazione di un progetto multimediale che prevedesse una nuova formula più immediata, più veloce, più dinamica. È quindi diverso da un documentario standard. L'obiettivo del progetto è fare in modo che i volti e le voci delle persone che conservano ancora nella loro memoria ricordi di esperienze drammatiche possono essere consegnate alla storia. Alla storia in modo diverso da come si fa tradizionalmente, e quindi consegnare alla storia questi ricordi attraverso il ricorso alla multimedialità, attraverso quello che oggi presentiamo, un sistema di multiproiezione su tre schermi all'interno dei quali i volti attraversando i tre diversi schermi creano profondità ulteriore ai loro racconti. Questo mi consentiva di raggiungere due obiettivi che in aula non riesco a perseguire, cioè da un lato metterli direttamente in contatto con chi la storia l'ha vista, l'ha vissuta, l'ha subita, l'ha sofferta, e quindi sentire le parole, vedere i volti, a volte le lacrime di chi c'è stato e sa che cosa ha voluto significare un certo periodo storico sulla vita delle persone come loro. In secondo luogo, per una volta non sono stati fruitori di un'opera multimediale o di un prodotto, sono stati loro i creatori. Questo ricordo, come potete vedere, finalmente siamo riusciti a concretizzarlo e a strutturarlo in una mostra. Raccogliendo fotografie, ma quello che è stato forse anche l'impegno maggiore è stato quello di raccogliere le testimonianze delle persone che ancora sono con noi, che erano con noi fino anche all'anno scorso, testimonianze registrate dal nostro D'Argenta TV, che è un importante progetto culturale che il Comune porta avanti insieme all'Università di Ferrara. E questo ha fatto sì che siamo riusciti a ricomporre un archivio storico denso di testimonianze che altrimenti si sarebbero perse. In questo siamo riusciti anche a coinvolgere le scuole, gli studenti, i nostri giovani. Io a quell'età sono riuscito piano piano a maturare e a capire con gli avvenimenti che la peste, la vera peste mondiale, che tutte le cose si possono curare e guarire, ma la peste della guerra è una malattia incurabile.